successo a Rotondo che non fa una grinza a fronte di una prestazione davvero brillante, Foggia che ha generato una partita davvero significativa sotto tutti i punti di vista. Come siete arrivati a questa, a questo risultato? Chiaramente da parte mia, per Pescara, penso che la partita obiettivamente la mia squadra l'abbia fatta in maniera perfetta, non lasciando niente al Pescara. L'avevamo preparata in questo modo, sapevamo che loro portavano tanti giocatori nella nostra metà campo e quindi volevamo giocare sicuramente innanzitutto nelle ripartenze e avremmo potuto fare ancora meglio nel primo tempo se non fossimo stati troppo precipitosi nel recupero palla. Il Pescara l'ho trovata una squadra di qualità, perché a prescindere dal risultato i giocatori poi li conosco, li ho visti, che hanno qualità. Sicuramente l'andare sotto 3-0 nel primo tempo diventa un macigno pressoché insormontabile, però ritengo che sia una squadra che non si possa discutere. Poi tutti abbiamo avuto dei problemi e tutti avremo ancora dei problemi, perché il campionato è lungo e ci saranno momenti di crisi per tutte. Obiettivamente però adesso penso alla mia squadra, penso alla prestazione, e noi siamo arrivati a questo punto grazie al lavoro e grazie al concedersi dei ragazzi in maniera totale e completa dal primo giorno che sono arrivato. Ciao mister. Ciao. Daniele Rossi, può essere questa una prestazione che apre un nuovo campionato per il Foggia, perché vi dà maggiore fiducia e maggiore consapevolezza nei vostri mezzi, soprattutto in chiave playoff? Ma sai, la squadra è cresciuta tanto ed è consapevole di quello che può fare. Quando noi abbiamo perso le partite, perché le abbiamo perse, perché le abbiamo sbagliate noi come approccio, e in questo noi dobbiamo migliorare, perché è una lacuna che abbiamo. Per il resto poi, quando la squadra è rimasta sempre concentrata, abbiamo sempre fatto prestazioni importanti e i punti che abbiamo fatto da che sono arrivato io sono frutto di lavoro, concentrazione e dedizione. Quando abbiamo perso è perché abbiamo perso per dei meriti nostri, non perché le altre squadre ci hanno messo sotto. Quindi in funzione di quello che sarà, io non lo so dove arriverà questa squadra, non ne ho la più pallida idea, so solo che abbiamo margini di miglioramento e dobbiamo migliorare. Questo è Antonio Di Carlo del TMC. Avete completamente cambiato il volto di questa squadra rispetto a quello che è andata, si sono viste delle geometrie perfette da parte dei suoi giocatori, soprattutto a livello fisico, in una forma decisamente invidiabile. Qual è stato il punto che lei è riuscito a toccare particolarmente con grande subentrato per far sì che questa squadra migliorasse di settimana in settimana? Quello su cui mi sono concentrato in maniera determinante all'inizio è il cercare di ridare autostima a questi ragazzi, perché quando sono arrivato non avevano autostima, non sapevano cosa potesse essere l'autostima, l'avevano persa completamente, perché giocare a Foggia non è semplice, no? Non è semplice, come presumo non sia semplice giocare nel Pescara. E quindi erano completamente a zero come motivazioni e come spirito idea di quello che potevano valere. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata lavorare sulla loro testa, cercare di dargli fiducia e fargli capire che non erano giocatori non giocatori, ma erano giocatori di qualità che potevano sicuramente fare qualcosa di importante, e da lì siamo partiti. Il fatto che avete accorciato comunque sul Pescara, avete recuperato 3 punti, avete pareggiato anche per quanto riguarda lo scontro diretto, è un viatico per quanto riguarda la società, il risultato che vorrebbe ottenere che non ha ottenuto l'anno scorso. Sì, abbiamo accorciato, 7 punti sono tanti, però noi affrontiamo partita dopo partita. Quando alleni il Foggia li prendi che sono, come nel mio caso, penultimi, poi ti trovi ad essere quinto e quindi la pressione cambia completamente, dal doverti salvare gli obiettivi cambiano, ma è il bello di allenare il Foggia, l'orgoglio di allenare il Foggia. E quindi io non lo so dove arriveremo, come ho detto prima. Adesso abbiamo una partita difficilissima contro il Taranto mercoledì, perché dopo una prestazione del genere
è la cosa più, più facile pensare che sarà una partita semplice, invece chi fa calcio, chi sa di calcio, sa che non sarà così. Prego. Quanti concerti di calcio di Marco e Giampaolo ci sono? Marco è un amico, Marco è, ha iniziato con me calciatore e poi anche lui si è variato, però tante cose me le porto dietro. Tante cose, adesso è un pochettino che non lo sento, anzi mi hai dato, uno spunto per chiamarlo domani, è tanto che non lo sento. Marco è un amico, ripeto, ha iniziato ad allenare con me giocatore, quindi ero il suo capitano e quindi lo ricordo sempre con grande affetto.